solo, diciamo, ispirato a questi ritmi che vanno molto in voga adesso, di cui il jazz è ormai permeato. Questo era un ritmo jungle, praticamente. Io mi sono appassionato a questi ritmi che circa 5-6 anni fa, quando ho cominciato a suonare con un grandissimo trombonista, Gianluca Petrella. Lui era ormai molto dentro la musica elettronica e insieme, diciamo, abbiamo cominciato a scoprire questa sonorità suonandolo acusticamente. Ho vissuto 6 anni a Parigi dal 2002 al 2008, dove ho studiato, ho incontrato famosissimi musicisti dell'area francese, ma anche molti italiani che vivono lì. Ho studiato presso il Conservatorio Nazionale Superiore, dove mi sono diplomato in jazz e musiche improvvisate. Lì ho anche messo sul mio progetto discografico, il mio gruppo, che è un settetto col quale ho registrato un disco dal titolo Arco Iris, disco che è uscito proprio qualche mese fa. L'ho chiamato Arco Iris come appunto Arco Iris significa arcobaleno, e ho voluto rappresentare questo parallelismo tra i suoni e i colori. Diciamo, in questo disco, in queste 10 tracce, si possono riscontrare tutte le influenze che mi hanno ispirato, che ho avuto durante la mia carriera, perché non sono mai stato legato a un genere di musica ben preciso. Ho cominciato col rock, avevo tipo 13 anni, ho cominciato perché ho un fratello musicista, chitarrista, più grande di me, e io ero in quella fascia d'età in cui si tende a imitare il fratello grande, tutto quello che fa il fratello. E ero sempre con lui quando lui andava a provare col suo gruppo. Una di queste prove, una volta, durante la loro pausa, mi siedo dietro la batteria e da là non mi sono mai più alzato, mai più staccato questo strumento. È stato un amore a prima vista. Sono sempre stato onnivoro, ascoltavo rock, pop al jazz, mi sono avvicinato qualche anno dopo ascoltando Pat Metheny. Pat Metheny è stato probabilmente il musicista che mi ha più influenzato, che ho più amato, che mi ha più emozionato. Pur essendo un disco di un batterista, però non è stata una scelta, diciamo, non mi sono forzato, però ecco, non ci sono molti suoi batterie, ho pensato soprattutto a scrivere della bella musica e di arrangiarla. Ora mi sono ritagliato giusto dei piccoli spazi, ma finalizzati appunto al dispiegamento dell'arrangiamento del brano. Quindi sulla terza traccia, che si chiama Chanson pour un film à faire, io faccio una piccola intro di 8 battute, appunto a introdurre l'atmosfera, il mood. È un brano in 3/4, la intro fa più o meno così. E qua poi entrano il contrabbasso, il pianoforte, a ruota, poi seguono chitarra, vibrafono e flauto e sax. Sono i 6 strumenti più il mio che appunto caratterizzano il mood, l'ambiance di tutto il disco. A un certo punto mi sono reso conto del mood di questo brano, lo trovo molto cinematografico. E quindi l'ho intitolato appunto Chanson pour un film à faire, ossia tema in cerca di film. Perché solitamente fanno i film e poi ci scrivono una colonna sonora. Io ho scritto questo pezzo e quando ogni tanto mi capita di eseguirlo in pubblico, chiedo sempre se c'è qualche cineasta in sala, magari ispirato per farci un film sopra. Dopo aver passato degli anni, esperienza,
a Bari, in tutta l'Italia, o mi sono trasferito a Parigi, dapprima a Verona, dove mi sono diplomato in percussioni classiche, poi dal 2002 al 2008 a Parigi. In concomitanza sono appunto con questo gruppo di questo trombonista Gianluca Petrella, un gruppo che mi ha portato a suonare in tutta l'Europa e anche negli Stati Uniti, perché abbiamo suonato a Chicago a un festival di jazz. Da pugliese mi sono subito ritrovato nelle sonorità della musica brasiliana. Io ascolto musica brasiliana da quando avevo 15 anni più o meno. Una delle mie grandi passioni. A un certo punto è stata anche la più forte. Poi fortunatamente nel 2005, il viaggio della mia vita, sono andato in Brasile e ho visitato i luoghi e i posti che leggevo sui libri di Amado. Ho ascoltato molta musica brasiliana, ho approfondito il discorso appunto sulla musica brasiliana e sulle percussioni, e ora vi faccio sentire un po' delle impressioni di un pugliese sulla musica brasiliana.